Bene, in diretta vediamo se funziona con questa, su questa strada la zuppa di porro. Vediamo e speriamo che mi sentiate bene. Che cosa è successo oggi sui giornali? Beh, intanto ovviamente ci sono tutti quanti i temi che riguardano il recovery fund, perché ieri è arrivato Conte in Parlamento e ha raccontato esattamente quello che ha ottenuto dall'Europa, anche se le 60 pagine del recovery fund, a leggerle bene, ci sono molti dettagli che bisognerà approfondire nelle prossime settimane. E poi l'altro grande tema su cui per esempio Repubblica e La Stampa hanno deciso di aprire, io su questo aprirei perché così ce lo liquidiamo subito, essendo un tema di cronaca più che di politica, è quello che è successo in questa caserma della vergogna, come l'ha chiamata Repubblica. Arrestati 6 carabinieri, altri 4 carabinieri sono stati indagati, è stata sequestrata completamente la stazione dei carabinieri appunto di Piacenza, che si chiama la caserma Levante. Insomma, questi qua avrebbero sfruttato la prostituzione, spacciato, si sentivano sicuri, ci sono molte intercettazioni in cui dicono siamo peggio di Gomorra, una serie di queste vicende che riguardano la cronaca, che comunque sono per Repubblica e La Stampa il motivo di apertura. Cronaca giudiziaria che ovviamente vede anche, non so, tanti ex carabinieri giornalisti, ne ricordo uno sulla Verità, mi sembra, che raccontano l'indignazione per chi ha fatto il servito l'arma, l'indignazione di quello che hanno visto in questa vicenda di cronaca. Ma diciamo che questo è il tema di cronaca che voglio liquidare, perché poi il tema che mi affascina di più sono le conseguenze politiche, più che dell'amore, delle conseguenze politiche della vicenda della vicenda recovery fund. E beh, lì la conseguenza più grossa dei giornali di oggi è che pare che all'interno del governo ci siano due scontri. Il primo scontro è su chi gestirà la cabina di regia, chiamiamola così, da 200 miliardi, vi ricordo, 80 di grants e 120 di prestiti ai tassi ancora che non si conoscono, ma decisamente bassi. E la seconda grande grana di questo governo, oltre a chi li gestisce, è il fatto che si stanno bisticciando sui 25 miliardi di scostamento di bilancio, cioè il nuovo deficit che questo governo vuol fare. Andiamo per ordine. Sulla seconda questione, cioè il prossimo deficit da 25 miliardi, c'è un problema, e lo indicano un po' tutti quanti i giornali, cioè che per votare al Senato questo scostamento di 25 miliardi ci sarebbe bisogno dei voti di Forza Italia, perché da solo il governo non ce la fa. 25 miliardi di maggior deficit, ma per fare che cosa? Ecco, qui ci sono una serie di ipotesi, quella di, per esempio, lo cita mi sembra Il Messaggero, piuttosto intelligente, anche se si sarebbe dovuto pensare prima, cioè quella di defiscalizzare le aziende che non fanno la cassa integrazione. Cioè il ragionamento è molto semplice: se tu non fai spendere dei soldi allo Stato con la cassa integrazione, io ti faccio un certo sconto fiscale. Mi sembra che Il Messaggero, che dice questa roba qua, parla anche della possibilità dell'IVA mensile. Insomma, ci sono tutta una serie di operazioni che si potrebbero fare con questi 25 miliardi. La verità è che senza questi 25 miliardi non si rifinanzia la cassa integrazione attuale, e questi qui poi si trovano a settembre con qualche guaio di troppo. La grande emergenza che volevano prorogare fino al 31 ottobre, che si sosteneva che ieri l'avrebbero riattivata, probabilmente sarà oggetto di un consiglio dei ministri di oggi. Ci sono due cose, diciamo, di dettaglio molto interessanti sul recovery fund. Il primo è questa polemica tra Conte e il Tesoro, come lo dicono esplicitamente molti, perché Conte vorrebbe gestire questi soldi, mentre invece Gualtieri e il Tesoro non vorrebbe che venissero gestiti da loro. E poi c'è un pezzo del Foglio, secondo me, che parte da un presupposto incredibile, perché dice che il costo per l'Italia del recovery fund sarà pari a zero, rischia di diventare pari a zero. Come voi sapete, tutti i paesi europei contribuiscono al bilancio europeo, e poi dal bilancio europeo si trovano i soldi per le politiche agricole comuni e per le coesioni. In più, il recovery fund invece sono altri 750 miliardi che non arrivano soltanto dai contributi dei singoli paesi, ma anche da un indebitamento comune che farebbe la Commissione europea. Però in questo caso, nel recovery fund è previsto, e questa è la cosa incredibile che il Foglio, secondo me, non capisco come non riesca a cogliere, e quando dicono che il costo per l'Italia del recovery fund è pari a zero, il motivo per il quale sarebbe pari a zero è perché l'Europa potrebbe mettere nuove tasse sulla plastica, sul digital e transfrontaliere. Questi si sono bevuti il cervello. Cioè, io non so se è bene che le tasse le paghiamo a Gualtieri o a Bruxelles, ma so che tanto più lontane sono da casa nostra e quanto più difficile controllare quelli che ci chiedono le tasse. Quindi l'idea che noi si paghi zero perché affidiamo a qualcun altro la potestà fiscale, che peraltro noi non eleggiamo, no bueno. E questa roba qua che scrive il Foglio è la vera preoccupazione
discussione che noi dovremo avere sul recovery fund, cioè l'idea che ci siano nuove tasse imposte da Bruxelles. In più il foglio, in un secondo approfondimento, ci racconta un'altra vicenda incredibile del recovery fund, e cioè che effettivamente con questi danari, questo invece diciamo un colpo al botte e l'altro al cerchio, e con il recovery fund l'Italia, da contributore netto dell'Europa, probabilmente diventerà beneficiante dei quattrini europei. Beh, dal punto di vista politico, vabbè, il fatto punta tutto su Salvini, che dice Salvini restò solo. Insomma, il concetto del fatto è che non discutono che sono arrivati miliardi, quanto è bravo Conte, insomma la loro diciamo strategia fino all'altro ieri. Il problema del fatto di oggi è che Salvini resta solo. È anche vero che all'interno del centrodestra la posizione più dura nei confronti del recovery fund è proprio quella di Salvini. Battista, al fatto interessante che anche lui diventa un super europeista, in questo voglio dire un super contiano, tant'è che dice, elemento politico dell'intervista di Battista, che è il grande Pierino del Movimento 5 Stelle, beh, dice insomma speriamo non sarebbe male se Conte si iscrivesse al Movimento 5 Stelle e lo voterei, lui che dovrebbe essere il leader del Movimento 5 Stelle. Però l'altro problema che oggi sta arrivando al pettine, oltre alla lite tra Tesoro e Conte, lo indicano tutti quanti i giornali, il fatto è uno di questi, ma non è l'unico. Quindi oltre alla lite su chi gestirà i fondi tra Tesoro e Conte, beh, l'altra lite è l'utilizzo o meno del MES, perché il MES sarebbe attivabile a settembre. Il MES è quella possibilità di ottenere 37 miliardi di prestiti allo 0,13%, cioè a tassi ridicoli, ma tutti finalizzati alle spese sanitarie. E su questo interviene il fondo di Sallusti sul giornale, che sapete ha una posizione promessa, in cui dice: ragazzi, non facciamo gli schizzinosi, prendiamo questi soldi e non rompete tanto le palle. Questo è il concetto del giornale, e diciamo non solo del giornale, di una parte del Partito Democratico, certamente di Forza Italia e di un gruppo di europeisti convinti che il MES serva. Il giornale comunque cambia completamente prospettiva rispetto agli altri, e fa bene, perché poi sulle cose concrete si cade diciamo la gestione di questo governo. Salta il banco è il titolo del giornale. Il motivo è molto semplice, perché stanno facendo un casino pazzesco sugli appalti per i tavoli, le scrivanie e le sedie per le scuole. Ancora non ho capito bene i protocolli con cui farle, ma hanno affidato il commissario, Der Commissari, non contenti di avergli affidato le mascherine, non contenti di avergli affidato i respiratori, non contenti di avergli affidato Invitalia, mo gli hanno pure affidato i banchi di scuola insieme all'Azzolini. Voi prendete in una stanza, mettete Azzolina e Arcuri e capite che cosa ne esce: il bando per cui chiedono alle imprese di fare in un mese quello che loro non riescono a fare in 5 anni. Questo è quello che sostiene il giornale di oggi. Devo dire che mi fido molto del giornale di oggi. Della caserma della vergogna ne ho già parlato. Beh, in fondo poi l'Avvenire, il giornale dei vescovi, il giornale catto grillino per eccellenza, si accorge finalmente quello che noi dicevamo da mesi, cioè che la pandemia vera è quella sociale. Cioè ci siamo stati qua per 3 mesi a cagarci sotto su cosa stava succedendo, il virus di qua, la seconda ondata, i bambini che non devono andare a scuola, quelli che portano il cane che sono killer, quelli che fanno i runner che sono untori, e nel frattempo non ci si accorgeva che più chiudevamo l'Italia più problemi diventavano economici. Pandemia sociale, il titolo dell'Avvenire, del giornale dei vescovi. Viaggio nell'Italia stremata, una bellissima inchiesta dell'Avvenire, tra nuovi poveri e vittime dell'usura. Nel frattempo soltanto a Roma 13.000 famiglie in più in coda alla Caritas per mangiare, e questi ci rompevano le balle sulla durata del lockdown, e vogliono ancora lo stato di emergenza, perché cosa? Per il virus. Se qua uno stato di emergenza bisogna farlo, è per l'economia. Pazzesco. Linea sull'economia, ci sono altri due temi, sono gli ultimi che prendiamo dal Sole 24 Ore. Elettricità, il sorpasso delle rinnovabili, il taglio centrale del Sole 24 Ore. Poi riesci a capire che bello, finalmente il New Green Deal. Io tra l'altro ne scrivo di questa roba sul giornale, ma non è tanto quello che scrivo io. E quando vedi il titolo, sorpasso delle rinnovabili, tutti contenti, finalmente, vedete che mondo migliore. Il problema delle rinnovabili, sapete perché hanno sorpassato tra l'altro la seconda 34% è sempre il carbone, che in Italia non esiste. In Europa hanno sorpassato le tradizionali, perché abbiamo consumato meno energia, c'è stata meno domanda di energia, e siccome le rinnovabili hanno la priorità nella erogazione, abbiamo avuto meno bisogno di energia, e quindi le rinnovabili sono cresciute, ma non grazie alla loro forza, ma grazie alla scarsità di domanda. Buongiorno Riccardo D'Andria, che ti vedo ora in collegamento, anche Vanessa Serenella,
E Ivan, buongiorno a tutti, anche ad Alfredo. Noi non vogliamo la destra al governo, dice. Casa, invece, l'altro tema dell'economia fondamentale, cioè gli immobili, che sono uno dei temi diciamo più caldi. Beh, sugli immobili c'è questa indagine trimestrale che ha fatto il Sole 24 Ore: 2 milioni di acquirenti di case in meno nel primo trimestre del 2020, il che vuol dire che il mercato immobiliare, dire che è come posso dire, morto e dire poco. Ciao Cinzia, saremo gli ultimi usciti dall'Europa, dice. Tamara, buongiorno anche a te. E poi ladri Max Merry di Stefano, oggi niente sangue al cervello, meglio, perché sennò ti Arcuri un fenomeno. Silvia, un fenomeno anche a tutti quanti voi, vi do un abbraccio, è finita qua la zuppa e noi ci vediamo come sempre sul sito nicolaporro.it, e poi per le altre informazioni c'è sempre la zuppa di domani. Ciao.